E ciao a tutti, avete visto queste due animazioni sul mio canale dove ci sono degli oggetti creati con VerfTitle che appoggiano su una fotografia. Come ho realizzato queste animazioni? L'idea di base è quella di creare un piano, una foto con white e colorare questo di verde, cioè lasciare solo il verde. Su questo piano ruotarlo in prospettiva e posizionarlo come riferimento del piano dove si vuole proiettare l'ombra. Quindi bisognerà mettere nella giusta prospettiva questo piano che risulti il più parallelo possibile al piano della scrivania. Secondo passaggio è quello di posizionare il nostro oggetto in maniera che tocchi il nostro piano senza sprofondarci, ma che appoggi. Andiamo a regolare la luce in maniera che proietti l'ombra con lo stesso riferimento della nostra fotografia. Poi, per far sparire il piano verde, io ho inserito un effetto green screen. Regolando bene la tolleranza si arriva a un punto di bucare il verde e invece lasciare l'ombra, perché l'ombra risulterà di un colore più scuro, questo verso i 0999. Però questo metodo è abbastanza complesso, in più porta via il canale degli effetti. C'è un metodo molto più semplice. Partiamo da una nuova animazione, così vediamo assieme il percorso da percorrere. Cancelliamo la scritta e apriamo un picture layer. Carichiamo una foto, io ad esempio caricherò questa che avete visto sulla seconda animazione. Cercate che la foto sia più in fondo sull'orizzonte possibile, quindi da 500 spostatela ancora più in fondo, in maniera che qua ci possa stare comodamente il piano senza andare a sbattere sulla foto. Per averla a tutto schermo, ovviamente andiamo a regolare il size e andiamo a ingrandire, inserite dei numeri fino che vedete che la foto va a toccare i bordi, ecco qua, e quindi lo stesso numero lo andiamo a inserire di là per mantenere il rapporto. Regoliamo un pochino. Vi ricordo che se la vostra foto non ha un formato video ma fotografico, con VerfTitle potete mettere anche la risoluzione della foto, anche se questa risulta più quadrata, anche se ve lo sconsiglio perché poi caricando il video non sarà un formato che magari è inseribile. Conviene piuttosto lasciare che la foto venga tagliata o utilizzare foto che abbiano il formato 16:9. Comunque ora cerchiamo di inserire Bix all'interno di questa foto, quest'area del marciapiede. Quindi andiamo a caricare il modello 3D Bix, potete farlo con qualsiasi modello ovviamente, e vedete che se lo metto qua si vede benissimo che non appoggia su niente, non può appoggiare sulla foto perché è in verticale. Andiamo a ripetere il procedimento di prima, quindi apriamo un'altra immagine e potrete per esempio caricare anche una griglia, perché questa vi aiuta meglio nell'allineamento con la prospettiva dell'immagine. Andiamo a ruotare la griglia di 90 gradi. Con la griglia a 90 gradi andate a inserire Bix sopra, che sia posizionato giusto e che tocchi la griglia. Inserite tutto questo in un contenitore, quindi andiamo ad aggiungere un container e inseriamo la griglia, la agganciamo al container e poi Bix e lo agganciamo al container, ecco qua. Andiamo a spostare il pivot point del container, dovrebbe essere sufficiente spostarlo a 500. Provate ora a muovere il container, dovrete vedere che si muove sia Bix che il piano assieme.
Ora cerchiamo di allineare il piano alla nostra immagine. Il piano può essere anche successivamente ingrandito per andare a riempire più zona possibile. Ora passiamo sulla luce e attiviamo le ombre con Shadow Intensity. Vediamo che l'ombra viene proiettata di qua, quindi spostiamo la luce perché vengano risimulate le ombre che sono realmente presenti nell'ambiente. Nel mio caso le ombre vengono proiettate da questa parte. Torniamo su questa griglia, questo piano, e proviamo a incominciare a inserire una trasparenza. Controlliamo che la nostra ombra possa sembrare inserita nell'ambiente. Se è giusta, portiamo la trasparenza a 0.9999. In questa maniera il piano sparirà e resterà solo l'ombra. Andiamo a disattivare anche le coordinate premendo F2 e abbiamo il nostro Bix inserito nella scena. Ora possiamo far ruotare Bix nell'altra direzione senza muovere l'angolo rispetto al piano e vediamo che possiamo posizionarlo come più ci aggrada. Infine, tornando sulla luce, possiamo regolare lo shadow intensity perché l'ombra abbia la stessa intensità delle altre. E ecco il nostro Bix inserito nell'ambiente. Poi avremo tutte le solite possibilità di inserire la specularità su Bix, avere una diversa texture, eccetera. In questa maniera possiamo anche inserire più oggetti, perché se io vado ad esempio a duplicare Bix potrò inserire un suo clone e sarà sempre parallelo al terreno, e in più avrò la possibilità di utilizzare il canale effetti anche per l'ombra, perché se io andrò sulla griglia e inserirò un effetto, ad esempio una bandiera, vedremo l'onda che muoverà la nostra ombra. Quindi inserendo invece ad esempio un effetto di displacement map, dove qua andremo a caricare la texture che desideriamo, potremo ottenere un'ombra corrugata e poi qua avremo il displacement size, eccetera, in maniera che potremo fare degli effetti anche sull'ombra se ad esempio Bix si trovasse sull'erba e questa fosse irregolare. Se Bix si trovasse da quest'altra parte e andiamo a spostare la luce per proiettare l'ombra verso la parete, succederebbe che l'ombra andrebbe all'interno del muro. Per far sì che l'ombra si sposti invece sul pavimento, ma anche venga spezzata sul muro, possiamo creare un secondo piano. Carichiamo allora una seconda immagine e andiamo a posizionarla dietro Bix, vedete, e la ruotiamo in corrispondenza della prospettiva della parete. Andiamo a ingrandirla, tanto non preoccupatevi, poi questo sparirà, e mettiamo sempre la trasparenza a 0.9999 in maniera che resti solo l'ombra. Portiamo la parete in prospettiva fin tanto che l'ombra sembri tagliata effettivamente dal muro. In questa maniera, spostando Bix, vedete che l'ombra viene spezzata dalla parete. Con questo gioco potete creare
e anche una serie di piani dove l'ombra si spezza in più parti. Ad esempio su un muretto potrebbe essere il pavimento, il muro in verticale e il muro in orizzontale. Ora ho ingrandito Bix per farvi vedere che il risultato è molto carino. Purtroppo Bix non si può muovere perché l'ombra che viene generata è generata dalla GPU, mentre i movimenti di Bix sono generati dalla CPU. Se noi andiamo a inserire il comando speciale per muovere Bix, io avevo già provato, se ad esempio andiamo a alzare un braccio, vedremo che quest'ultimo si alza ma la sua ombra resta sempre in posizione orizzontale. Purtroppo questo è proprio dovuto a che l'effetto va a regolare la GPU mentre l'ombra viene generata dalla CPU, o viceversa. Adesso questo non lo so molto bene, però so che dipende da questo. Invece se voi caricate un vostro oggetto 3D e questo è scomposto in vari layer, muovendo i vari layer muoverete anche l'ombra, dando l'impressione proprio che l'oggetto 3D si trovi nell'ambiente. In questo esempio vedete una lampada che ho costruito io, muovo la parte sopra in alto e vedete che anche l'ombra effettivamente risponde, e così sarebbe anche per i bracci della lampada. Quindi, ricapitolando, trovate una foto con delle ombre ben decise e con una direzione che sia visibile, caricate il vostro oggetto, poi posizionatelo dove desiderate, ad esempio qui, create il piano, allineate il piano al terreno. Una volta allineato il piano alla prospettiva del terreno, abbassate il vostro oggetto che tocchi, andate a regolare l'ombra, attivate le ombre sulla luce, fate sparire il piano regolando la trasparenza 0.9999, regolate bene la luce in maniera che corrisponda all'ombra del terreno, ammorbidite l'intensità che sia simile alle altre ombre e ecco il vostro oggetto nello spazio 3D. Poi qualcosina si può fare anche avvicinando e allontanando. Attenzione che la prospettiva può distorcere il vostro piano d'appoggio. Vedete che ad esempio l'oggetto si sposta rispetto al riferimento. Però se voi lo calcolate bene potete anche cercare di agganciare la figura sempre in un certo punto, in maniera che vi sia permesso muovere questo. Allora è bene farlo con la foto più in primo piano, in maniera che non ci sia troppo spazio fra il vostro oggetto e la foto. Allora in questa maniera riuscirete a fare anche dei piccoli movimenti di telecamera. Se andrete a colorare gli oggetti con una cube map, questi rifletteranno la vostra cube map e quindi sembreranno ancora più inseriti nell'ambiente perché rifletteranno le cose circostanti. Molto carino è anche aggiungere al tutto del particellare, con ad esempio della neve, renderà ancora tutto più credibile. Poi sarà possibile, vedete, far atterrare la neve ad esempio sulla superficie anche del nostro piano. Certo non è come utilizzare un Blender 3D dove è possibile fare anche il tracking sul movimento di un video, però i risultati come vedete sono veramente simpatici e li otteniamo in pochissimo tempo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Mettete un bel like e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. E noi ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao!